Comincio ricordando che ieri mattina al convegno sull'IRI, sulla pubblicazione della storia dell'IRI, il professor Lunghini ha ritenuto di esprimersi nel senso che Einaudi aveva a suo dire dichiarato essere Keynes un bolscevico e che pertanto che non doveva. Per me questa è una buona ragione per ricordare Einaudi. In un momento in cui lo statalismo viene propagandato da tutte le parti attraverso una cultura pubblicistica non particolarmente brillante, si sostiene che la spesa è l'unico motore oggi che può rimettere in funzione la nostra economia, la spesa non solo quella per investimenti ma addirittura quella corrente. Addirittura ieri io mi sono lamentato anche con il governatore Visco che ha voluto ricordare e omaggiare indirettamente il suo intervento non statalista la professoressa Mazzuccato per il fatto che lei ha attribuito all'area pubblica la creazione di quei contorni in cui si è sviluppata la riforma informatica. Io direi che a questo punto si potrebbe anche dire che siccome la ricerca nucleare si è sviluppata durante la guerra, allora dobbiamo sperare nella guerra per poter avere qualcosa di simile alla ricerca nucleare. Io sono convinto che queste tendenze, questi orientamenti che Einaudi certamente non aveva, ha combattuto e lo vediamo testimoniato per esempio da una persona a cui sono stato vicino, i ricordi di Paolo Baffi e della ripresa economica nel dopoguerra e le resistenze alle spinte americane che l'economia italiana, i rappresentanti dell'economia italiana, economia del rigore in quel momento, avevano manifestato. Io credo che questo sogno di democrazia che passa attraverso l'area pubblica non è un sogno da perseguire. Come romano io vedo costruire attraverso le mie tasse il ponte della musica che non serve a nessuno, il centro studi Elsa Morante che non è frequentato da nessuno e distribuisce dischi e possibilità di gestire al computer in un momento in cui c'è la rivoluzione delle telecomunicazioni. Vedo la vela di Calatrava, vedo la nuvola di Fuxas con quello che costa, e tutto questo lo vedo costruito non attraverso quello che si dice la corruzione, perché non è vero che il problema dell'area pubblica è che sarebbe bella se non ci fosse corruzione. L'area pubblica è sbagliata comunque perché sceglie male e spreca il denaro non andando incontro a quelle che sono le esigenze della collettività e del mercato. Il tirar fuori il problema della corruzione è una grave scorrettezza perché fa sì che i cittadini italiani credano che se non ci fosse corruzione tutta l'area pubblica va bene. Non è vero, la corruzione è connaturata a questo settore pubblico, ma il settore pubblico sbaglia anche se non c'è corruzione. Questa è la grande lezione, no? Che ci ha dato Hayek a proposito della difficoltà di trovare demiurghi che possano governare la complessità delle nostre società e delle nostre economie. Quindi c'è da augurarsi che Einaudi possa essere ricordato degnamente e soprattutto possa essere reintroiettato nella nostra cultura che purtroppo ha dimenticato tutto ciò, vende un Keynes d'accatto, vende una spesa pubblica non produttiva, fa sì che i nostri soldi romani per esempio, anziché riparare le buche delle strade e a sistemare l'AMA, vadano a iniziative a grandi fini. Le grandi opere hanno fatto parte della cultura romana. Ricordiamo che Giulio II costruiva con i soldi delle indulgenze quella che è la grande Roma di oggi. A noi oggi fa piacere, però ai cittadini allora non piaceva. E ricordiamo che Martin Lutero, quando venne a Roma, ne trasse proprio lo spunto in quel periodo per le sue 95 tesi e per la riforma. Dette queste quattro chiacchiere iniziali per rompere il ghiaccio, credo che un po' di provocazioni le ho messe, posso passare la parola